condizioni, ci sono tante squadre, tanti corridori, un grandissimo seguito per il Tour de France. Questo perché è proprio il Tour che tira. Per l'Italia sarebbe necessario che il Giro avesse un simile appeal. È già così per molti versi, nel senso che il Giro per noi, che siamo un organo di informazione italiano, il Giro è di gran lunga l'evento centrale della stagione, molto più del Tour de France. Il Giro ha un seguito imparagonabile a quello del Tour de France, nel senso che è in favore del Giro, dico. Se questo vale per noi, che siamo un organo di informazione, vale a maggior ragione per il movimento in sé, cioè un giro in salute significa poter affrontare anche magari dei periodi di magra dal punto di vista dei nomi di richiamo, dei campioni. Periodi ci sono già stati nella storia del ciclismo italiano, che per esempio dopo la fine del dualismo Saronni-Moser ci sono stati degli anni di vuoto fino a Bugno Iappucci, per dire. Poi dopo Pantani c'è stato anche qualche anno così di minor appeal da parte dei nostri corridori, fino ad arrivare poi a Basso, Cuneo, poi ancora più in tempi più recenti Annibali. Però può succedere, tanto più in un ciclismo sempre più mondializzato che noi viviamo oggi come oggi. È successo per esempio nelle classiche, che per anni non abbiamo avuto dei nomi di riferimento. Adesso, a parte il solito Nibali, che insomma mette il cappello ovunque, per fortuna, Come il prezzemolo. forse qualcosa si intravede tra Trentin, Moscon, vediamo un po' cosa succede. Moscone è uno che non ve la cava fuori, non ve la dovete cavare fuori, voi la Moscon è uno che notizia dà sempre da un Moscone. Direi titolo. che ve la porta in casa, Sì, bravo, esatto. bravo. Come dicevano ai vecchi tempi di Carletto Mazzone, ti dà sempre un titolo. E Moscon è uno di questi, quindi anche a lui vogliamo bene, al di là delle intemperanze. Sarà un bel banco di prova per il pubblico italiano comunque, perché in questa tua ottica, che io assolutamente condivido, la domanda ovviamente era capziosa, quella di sostituire appunto alla figura di riferimento dell'atleta la corsa di riferimento che possa portare anche i campioni, che possa mantenere l'interesse nei confronti di qualcosa che abbia il prodotto italiano, beh, sarà un bel banco di prova, Marco, perché potrà anche il ciclismo far sì che si maturi un interesse sovranazionale, quindi che esista una fidelizzazione nei confronti dello sport che non passi per la figura connazionale, ma che passi per una figura straniera. In questo, secondo me, un ruolo significativo è stato giocato da Peter Sagan, anche là è passato per un'amicizia con Nibali su cui si è romanzato spesso. Se pensi, al di là di Fognini, ad esempio, mi viene in mente adesso, il tennis italiano è un pubblico comunque diviso tra federeriani e nataliani, quindi tra tifosi di uno svizzero e di uno spagnolo, è un pubblico che per seguire quello sport si è fatto piacere anche una situazione in cui mancavano delle figure maschili di riferimento, addirittura si dice dai tempi di Panatta, al di là di quello che hanno fatto le ragazze sono state bravissime. Però il mio ragionamento era appunto in quest'ottica. Comunque, primo ti interrompo un secondo, si dice nadaliani e persone dotate di senno. Guarda, io lascio la trasmissione perché se vuoi manifestare la tua superiorità sul resto del mondo, io non. Avevamo detto all'inizio che doveva essere una cosa sopita, io ti ho detto il sacco, però a quanto pare adesso tu vuoi svelare tutto. Allora fai come ti pare. E se n'è andato davvero. Scusa Marco. Comunque ha detto bene, nel senso che Sagan è sicuramente la figura centrale al momento, ed è l'uomo, il corridore, ma il personaggio da me ribattezzato super personaggione, con un'iperbole che però dice tutto della grandezza di questo personaggio. Beh, è una chiave di volta ed è una chiave di lettura, perché comunque io vedo che il pubblico italiano lo segue molto, con molto affetto, ma anche proprio con molta curiosità e con molta partecipazione. Poi lui è uno, insomma, a cui è impossibile resistere, diciamo. E quindi sì, personaggi del genere che sappiano accendere gli entusiasmi anche non essendo italiani. Poi noi nel ciclismo siamo per natura sovranazionali, perché comunque siamo abituati a tifare per corridori non italiani, penso magari a certi colossi del pavé, quindi siamo anche, ci viene facile, però per accattivarsi poi quel pubblico più generalista, che magari appunto segue solo quei 2, 3, 4 eventi all'anno, c'è bisogno, se non c'è il personaggio italiano di richiamo, c'è bisogno di personaggi molto grandi, molto gradevoli, affascinanti, pieni di appeal e di simpatia. Sagan è sicuramente il capofila. Speriamo che ne venga qualcun altro anche nei grandi giri, cosa che al momento invece non vedo, perché non c'è un personaggio da grande giro che abbia le qualità, le caratteristiche di Sagan. Forse
Forse un po' Dumoulin, ma... Scusa una cosa, per quanto concerne i grandi giri, cioè non ti sembra strano che la figura di Froome non sia riuscita ad avvicinare nemmeno lontanamente quella di Sagan? Io sono perfettamente d'accordo con te su questo fatto perché cioè, è palese, cioè, si tratta di una questione assodata il fatto che fondamentalmente dal punto di vista dell'appeal Sagan schiacci Froome, ma il fatto che né Contador né Froome negli ultimi anni siano riusciti a raggiungere l'appeal che ha raggiunto Peter Sagan, secondo te da cosa può dipendere? Perché effettivamente sembra strano dal punto di vista strettamente tecnico-agonistico, no? No, ma secondo me non è per niente strano invece, perché sia Contador che Froome sono veramente l'archetipo del ciclista. Il ciclista di per sé è un personaggio poco interessante, ma se voi guardate anche Nibali stesso, ma Nibali non è per niente un personaggio interessante, al di là delle cose che fa in bicicletta. È Sagan che è l'uovo fuori dal cesto, che è veramente la variabile impazzita, quello che fa le cose particolari, strane, ti rifà i film, ne fa tante, insomma, unisce una grande forza in bicicletta a una grande forza comunicativa, ma è veramente lui l'elemento fuori dagli schemi. Gli altri sono normali, sono semplicemente normali. Servirebbero più elementi fuori dagli schemi. Non lo so, Moscon potrebbe essere un elemento fuori dagli schemi, non lo so, ma magari più per certe situazioni al limite che per invece una sua effettiva capacità comunicativa. Altri, non lo so, così su due piedi non me ne vengono al momento. Non getto la croce su Froome, non è Froome, Froome è normale, semplicemente normale. Eppure ha una bella storia Froome anche, volendola raccontare, volendola approfondire. Però poi sconta anche il fatto di gareggiare per una squadra molto antipatica e quindi... Nascono come antagonisti, non nascono come Vanepool, che nasce come il nuovo Merckx, che è un'etichetta che serve a tutti meno che a lui. Però nel momento che hai un prodotto così piccolo, lo puoi vendere come nuovo Merckx, e sei bravo a venderlo come nuovo Merckx, magari se le prestazioni del ragazzo ti confortano nel corso del tempo, allora si spiegano tutta una serie di cose. Ad esempio, che l'altra sera ero su Facebook e ho messo mi piace a una pagina che si chiama Remco Evenepoel vince cose. Io una questa cosa non l'ho vista fare nei confronti di Adrian Costa, né di Pozzato, né di Cancellara, né di tutti quelli a cui Evenepoel è stato associato. Quindi anche un modo attraverso cui la storia, credo, venga raccontata dall'inizio. Froome nasce come un antagonista, Contador quasi, e sono due belle storie da raccontare. Le storie che c'è anche la malattia, ci sono anche delle interessanti sfaccettature umane, però nascono come antagonisti. Questo nasce come il nuovo Merckx. Cioè, se pure a caso questo qua riesce a conseguire un certo tipo di risultati, il prodotto è già confezionato, pronto per essere venduto. Poi chiaramente deve essere bravo anche lui. Questa Giacomo non la manda in onda, ma Sagan, al netto di tutte le polemiche che ci sono state, fa sul podio quello che vorrebbe fare ogni appassionato medio, cioè toccare il culo alla Miss. È chiaro che poi si vende. Perché? Perché è vicino. Voi state dando per scontato che io censuri questa cosa, ma non è assolutamente vero. Volevo sapere da te un aspetto che mi aveva particolarmente incuriosito nel corso della visione di uno di quei video che io una volta li aprivo su YouTube, adesso li guardo direttamente da Facebook, i video che tu fai. Avevi fatto tempo fa un riferimento molto critico nei confronti di una certa parte politica. Ora, in questa sede io personalmente potrei anche associarmi, sebbene questa non sia la sede per esprimere preferenze di questo tipo, comunque neanch'io ho particolare timore a rivelare determinate cose. A parte questo, mi ricordo che commentai questa circostanza con i miei soci, dicendo loro: io lo ammazzerei Grassi quando fa queste cose. Non perché non mi trovi d'accordo nel merito, ma perché reputavo la cosa controproducente. Ci cioè, ma non ho paura che il pubblico si infastidisca. Tombola, perché nel video successivo tu riferivi questa cosa, cioè dicevi che qualcuno aveva sottolineato effettivamente questa cosa, ma dicevi: io mi sento di dirlo comunque, quindi non... Ma ti voglio chiedere, ma lo fai per che cosa? Lo fai per sfrontatezza? Lo fai perché non te ne frega niente, o perché hai una fiducia nel tuo pubblico talmente elevata da pensare che la cosa non possa minimamente condizionare chi è interessato di ciclismo, ma percepisce da te delle posizioni politiche che sono magari totalmente opposte rispetto appunto a quelle di parte del pubblico? Ero
piuttosto interessato a sapere questa tua predisposizione nei confronti della cosa. Guarda, un po' lo faccio per incoscienza. Allora, ti dico un breve aneddoto. Qualche anno fa fui ospite al processo alla tappa, al Giro d'Italia, tappa di Novi Ligure, ed era la mia prima esperienza di quel tipo, ospite a una trasmissione televisiva. Quel giorno, o nei giorni immediatamente precedenti, c'era stata una polemica perché Gianni Letta, che all'epoca era sottosegretario alla presidenza del Consiglio, se non ricordo male, aveva espresso un giudizio un po' tranchant su Marco Pantani, definendolo un dopato. Letta ne parlava in maniera non negativa, diciamo, però commetteva questo errore concettuale di definire Pantani un dopato. In realtà la storia, sia quella processuale che quella dell'antidoping, non ci dice che Pantani sia stato un dopato. Allora io colsi proprio l'occasione, ce l'avevo proprio sulla punta dell'esofago, come diceva Lino Banfi, e dissi: Letta dovrebbe informarsi meglio, perché Pantani non è mai stato trovato positivo a nessun controllo antidoping, e quindi è sbagliato dire che fosse un dopato. Apri di cielo. Allora, intanto c'era lì in studio lì nello studiolo open air, c'era Antonio Preziosi, che poi successivamente divenne direttore del GR1 o qualcosa del genere. Comunque era un giornalista della Rai, di Radio Rai, molto ben integrato nel sistema. Ed erano anni, stiamo parlando dei primi anni 10, in cui comunque mancava giusto il cartello "chi tocca muore", cioè andare a toccare una parte politica, alcuni rappresentanti eccellenti di quella parte politica, significava quantomeno scottarsi, se non proprio bruciarsi. E infatti cosa successe? Successe un parapiglia, nel senso che Preziosi subito corse in soccorso di Gianni Letta: ma no, ma Letta non ha detto questo, ma Letta qui, ma Letta lì. E io ho detto: no, l'ha detto veramente, io insistevo. Dopodiché venni buttato fuori dallo studio, dal palco del processo alla tappa, con la scusa che dovevano salire altri ospiti, e mi fecero proprio uscire in maniera brutale. Poi seppi che Bulbarelli, che guidava insomma la compagnia, si era arrabbiato moltissimo per quella mia uscita, perché era un'uscita che avrebbe potuto provocare degli imbarazzi. Però insomma, mi dispiace se ho causato dei problemi a Bulbarelli o a qualcuno di loro, però se io una cosa la devo dire, la dico, mi dispiace, è una cosa che parte da dentro. Avete presente Begbie in Trainspotting, quando c'è quella scena in cui parte la rissa nel pub perché lui stesso ha lanciato dal piano di sopra un bicchiere, un boccale di birra, e ha ferito. Ecco, nessuno esce da questo beep di locale finché non si scopre chi beep è stato. Sì, esatto, è inquadrato bene. Io quando vedo che si scatena la rissa, se alla Begbie, mi ci tuffo dentro a pesce, perché sono un po' incosciente. No, ma in realtà è perché è una cosa che mi parte da dentro. Se una cosa la devo dire, mi dispiace. Non significa non badare alle conseguenze, sia chiaro. Significa sapere, avere la coscienza, consapevolezza di avere spalle abbastanza larghe da poter gestire poi le conseguenze, da potersi assumere le proprie responsabilità. Io per questa mia indole ho perso anche un posto di lavoro al Tempo di Roma, un giornale che poi da quando è successo quel fatto non finisco più di infamare, perché va infamato. Perché se si toccano dei tasti particolari, magari dai fastidio a qualcuno e ti fanno fuori. Però non potevo fare a meno di scrivere determinate cose. Così come su Ciclo Web non posso fare a meno di prendermi la libertà di dire quello che sento e che ritengo giusto. Vi faccio un altro esempio: Gianni Moscon, l'episodio con Resà, non potevi evitare di fare un articolo molto duro nei suoi confronti, dandogli 15, 16, 17 volte, non lo so, dello sfigato. O meglio, non a lui, ma al suo atteggiamento in quell'occasione. Non avresti potuto essere più sfigato. Poi lui mi telefonò la sera minacciando di querelarmi, e poi ovviamente non mi querelò. Però io lo so che il nostro pubblico, il pubblico del ciclismo, è un pubblico in gran parte settentrionale, e quindi è anche in buona parte vicino a determinate posizioni politiche. Ma se io non la vedo così, mi sembra anche un atto di onestà e di trasparenza nei confronti del mio pubblico. Ok, avrò un pubblico in cui ci sono molti simpatizzanti della Lega, a me la Lega non piace, io ve lo dico, io sono così. Poi se volete continuare a seguirmi, parliamo di ciclismo, e se c'è qualche occasione in cui bisogna sfiorare, perché ovviamente non è che facciamo politica, però a volte è inevitabile sfiorare temi politici, beh, io vi dico come la penso. A me questo governo non mi piace, ve lo dico. Poi farà anche qualcosa di buono, e lo ammetto quando è il caso. Ti hanno più chiamato al processo? Sì, mi hanno richiamato. No, a processo. A processo, ho una lunga storia processuale con Renato Di Rocco e i suoi amici.
E anche al processo della tappa poi andai anche negli anni successivi ospite. Poi dopo non hanno più ospitato i giornalisti perché dicono che tanto li criticano sempre, quindi Fabretti ha messo il veto. Scelta Andrà editoriale. meglio l'anno prossimo. Dall'anno prossimo andrà meglio, vedrà. Vediamo, vediamo. Anch'io ho un paio di domande in chiusura. In realtà sono. La prima è un ringraziamento per quello che fate con Cicloweb, soprattutto relativo al mondo del ciclocross, devo essere sincero, perché quando non si riescono a trovare gli streaming assolutamente non pirata delle televisioni belghe o olandesi, siete senza ombra di dubbio la miglior risorsa in lingua italiana su cui affidarsi. E quindi ti ringrazio per Grazie a questo, vi te, ringrazio tutti quanti. muito obrigado. In secondo luogo, invece, per quanto concerne i personaggi di cui abbiamo parlato prima, cioè la necessità di portare dei personaggi all'interno del mondo del ciclismo, due nomi che un pochino si prestano sono quelli di Wout van Aert e Matteo.